Ah, bene, bene, gente di YouTube, sono io, il vostro Master Doom 93, yes, bitches. Allora, ragazzi, bentornati a tutti quanti sul mio canale per un nuovissimo video dedicato al mondo di Battlefield 1, in cui oggi, direttamente dal CTA, in The Name of the Tsar, nella magnifica mappa Albion che ho recensito nell'ultimo video, siamo qui con un commentary su un gameplay preregistrato con la classe Scout, utilizzando il bolt action italiano Vetterli Vitali. Questo fucile, ragazzi, lo abbiamo utilizzato tantissimo durante la diretta sorpresa che ho fatto ieri, a seconda di quando questo video verrà pubblicato sul canale, e oggi sono qui per darvi le mie impressioni personali come, diciamo, giocatore scout su questo bolt action, quindi se mi è soddisfatto o se è, diciamo, soltanto un fucile da utilizzare qualche minuto per poi dimenticarlo all'interno dell'arsenale di Battlefield. Bene, ragazzi, possiamo dire che il Vetterli Vitali è un fucile da cecchino perfetto per il close range e medium range. Vuol dire che, in poche parole, questo fucile dalla breve distanza a media distanza fa il suo dovere al 100%. Dalla lunga distanza, ovviamente utilizzando quello che potrebbe essere il mirino in ferro, la cosa potrebbe diventare più complicata, ma ha la sua controparte con il mirino ottico che vi permette comunque di compensare questa distanza. Il livello del danno del Vetterli è particolare, perché dalla lunga distanza questo fucile non tende a one-shottare o a fare tanto danno al nemico, ma è tanto più appunto nel close range che questo fucile dà il meglio di sé. Infatti, vedendo alcune statistiche, si può notare che il Vetterli Vitali abbia uno sweet spot tra i 15 metri e i 30-40, quindi in poche parole questo fucile dalla breve distanza, perché alla fine 15 metri sono molto vicino a voi, one shot alla gente, il che è un fucile proprio dedicato alla fanteria di prima linea. Quindi questo faceva capire come appunto anche il Vetterli Vitali nella prima guerra, vedendo alcuni documenti su Wikipedia, venne proprio assegnato durante la prima guerra a delle unità di fanteria e così via discorrendo. Ma quello che mi interessa maggiormente è, diciamo, la sensazione che dà questo fucile a utilizzarlo all'interno della battaglia. Come sappiamo, molto spesso le nuove armi che vengono inserite da parte dei DLC raramente vengono utilizzate per più di un giorno dai giocatori, perché o l'arma vi colpisce pesantemente e continuerete a utilizzare solamente questa, o unicamente verrà provata per alcuni minuti per poi capire che magari non è più la vostra arma e la dimenticate nell'arsenale per poi continuare a utilizzare le stesse identiche armi che ci sono fin dall'uscita del gioco stesso. Bene, se inizialmente per esempio vi ricordavate il Martini Harry era il king degli sniper perché one shottava sempre, poi dopo le patch è stato sostituito da quello che era il Gewehr 98 o il 1903 o addirittura il Gewehr 95. Benissimo. Ora, con l'espansione russa, arriverà il Mosin Nagant, che è un fucile da cecchino velocissimo e con dei proiettili che, diciamo, raggiungono il bersaglio in un nanosecondo, e il Vetterli Vitali, un fucile da cecchino altrettanto veloce nel far fuoco, ma con la differenza che i proiettili ci mettono maggior tempo ad arrivare addosso al bersaglio. Questo specialmente si nota nei bersagli a lunga distanza, non tanto nei bersagli a media e breve distanza. In quel raggio, diciamo, d'azione, il Vetterli Vitali colpisce subito, immediatamente, e vi permette di raggiungere anche un livello di hit di 98-90. E se siete all'interno dello sweet spot, tra i 15 appunto e i 40 metri, riuscirete a one-shottare la gente, anche se sono a full vita. E ragazzi, vi assicuro che inizialmente il mirino in ferro del Vetterli è un po' duro da digerire, perché ha questa grossa tacca di ferro centrale che può dar fastidio le prime, diciamo, i primi minuti di utilizzo di quest'arma. Ma una volta che si capisce che, bene o male, a qualsiasi distanza basta coprire il bersaglio con questo mirino in ferro, diciamo, molto corposo, e il proiettile lo colpisce, e si capisce quanto il Vetterli in realtà sia un'arma ottima da utilizzare in più situazioni e soprattutto affidabile. Quindi il mio parere personale su questo fucile italiano è fantastico, cioè è un fucile da cecchino, ragazzi, che mi ricorda seriamente quello che poteva essere l'SV98, un fucile altrettanto letale dalla media breve distanza, ma che peccava molte volte nella lunga distanza perché proprio il proiettile era lento ad arrivare. E più delle volte succedeva che quando noi sparavamo il bersaglio si spostava e non facevamo nulla. E il Vetterli si comporta proprio in questo modo. Quindi attualmente sta diventando il mio fucile bolt action preferito da utilizzare all'interno di Battlefield 1. Soprattutto la versione fanteria, quindi quella con il mirino in ferro senza ottica. E sicuramente mi impegnerò, quando uscirà il DLC per i premium, per sbloccarlo immediatamente per poi utilizzarlo all'interno delle mie partite.
Quindi, che dire, ragazzi, spero che questo mio piccolo video recensione sul Vettel e Vitali vi sia piaciuto e vi abbia strappato un sorriso. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti per farmi sapere cosa ne pensate di questo Bolt Action italiano e fatemi sapere appunto se l'avete utilizzato nel CTE o se non vedete l'ora appunto di utilizzarlo quando uscirà l'espansione per tutti quanti. Come sempre, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale per continuare a seguire nei futuri video di Battlefield 1, di lasciare un mi piace unicamente solo se il video vi è piaciuto realmente e di condividere questo video sui vostri social network per aiutare il canale a crescere. Noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un saluto e abbraccio, il vostro MasterDoom93. Oh yes, bitches! Oh yes!